E oggi pomeriggio è previsto un incontro fra comune e collettivi insediati alla Cavallerizza di Torino. Sul tavolo la firma di un protocollo d'intesa, ma gli occupanti vogliono approfondire alcuni temi e quindi rinviare la firma. Chiara Pottini. Più tempo, questo chiederanno tra poche ore gli occupanti della Cavallerizza Reale riunitisi ieri in un'assemblea pubblica di oltre 3 ore. Il collettivo, dopo una discussione partecipata che ha visto il confronto di molte anime, più di 300 persone, ha deciso di domandare una proroga per costituire il comitato di scopo previsto dal protocollo proposto dalle istituzioni. Oltre alla costituzione del comitato viene richiesto un tempo necessario per apportare delle modifiche al protocollo, come l'inserimento di una data certa per il rientro dopo i lavori necessari alla messa in sicurezza. Oggi la sindaca Appendino riferirà in consiglio comunale in merito al futuro della Cavallerizza, mentre per le 17 è prevista la firma del protocollo in prefettura. E proprio sotto la prefettura si sono dati appuntamenti i rappresentanti del collettivo alle 16 per chiedere l'ulteriore proroga. Sulla decisione incidono i tempi dettati dal governo, che per concedere i 5 milioni necessari a iniziare i lavori al maneggio e al cortile delle guardie vuole delle certezze.